Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Inside. Allora, abbiamo vissuto soltanto la prima puntata, ma già penso di poterlo dire che inizio a capire come mai questo gioco è stato così osannato da praticamente tutti. Abbiamo vissuto delle cose che faccio fatica a interpretare o a spiegare. Sono un insieme di luoghi e di cose che sembrano non avere una grande relazione l'una con l'altra, eppure un significato devono averlo. Ok, per esempio questa, una cosa che abbiamo già visto altre volte. Aspetta. Ok, forse c'è qualcun altro bloccato dall'altra parte. Questa sorta di cupoletta per il controllo mentale di qualcun altro è una delle cose che mi ha inquietato di più. Ah, ok. Ora mi è chiaro. Avrei dovuto premerla prima. In effetti sono speculari i movimenti. Ok, vediamo come posso fare. Forse ho capito. Ora la chiudo la serranda. Ricomincio a controllarli e con tutta probabilità adesso posso fare questo. Esattamente. Perfetto. Gli enigmi sono anche molto carini, devo dire. I posti sto facendo fatica a interpretarli. Siamo passati da una boscaglia con degli uomini che cercavano di trovarci, ci hanno sparato, ci hanno mandato contro i cani, a una fattoria con delle cose stranissime, un sacco di maiali morti con i vermi dentro, a una zona industriale che sta ancora continuando e probabilmente adesso lascerà lo spazio a qualcos'altro. E è strano tutto questo. Ok, forse qui devo semplicemente saltare al momento giusto. Sì. Ci sono delle persone che stanno camminando, un camion con le luci accese e una persona che sembra che stia controllando. Bene. Ma cos'è? Una sorta di esperimento. Ehi. Wow. Ok, siamo caduti qui sotto. Ok, bene. Anche le misure sono calcolate molto bene, ti sembra sempre di non arrivarci per poco. Ok, scendiamo giù. Ci sono queste. Sembrano degli zombie. Guardateli. Guardateli un secondo. Sembrano degli zombie che camminano tutti verso una certa direzione. Deve essere. O è successo qualcosa, o c'è un significato metaforico di qualche tipo. Dai. Ok, ora posso passare, credo, sì. Sono dei topi. Qui non c'è nulla. Ok, penso di aver capito. Esatto.
C'è una leva. Forse dovrei. Oh, aspetta, ma c'è un cadavere qui, c'è un morto. Qui in primo piano. Va bene, c'è questa leva che io voglio tirare perché. Ma c'è il cadavere che si muove quasi. Scusate, ma se stacco la corrente, no? Ma probabilmente devo mantenerla attiva per una qualche ragione. Devo mantenerla attiva perché sennò quello non funziona. Giustamente. Va bene comunque. Quello funziona evitando i fasci di luce sicuramente. Ma avete notato come quando accendo la corrente anche i cadaveri hanno come un. Hanno come dei sussulti? È davvero tanto inquietante. Wow, bene, sì, era come pensavo. È tutto sempre più misterioso, ci sono questi uomini e queste macchine che controllano tutto. Ok, la luce del sole si sta alzando. Quindi col passare dei livelli passa anche. Oh. No, 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 ok, siamo andati di sotto. Oh mio Dio. Ok, stiamo fermi là. Sì, facciamo finta. Quella macchina ci sta osservando. Dobbiamo cercare di muoverci in maniera più possibile simile a loro. Quando smette di osservarci questa macchina? Sto cercando di fare quello che stanno facendo loro. Sentite il rumore del cuore che batte. Ok, ora mi devo voltare. Ok. Tutto questo è davvero inquietantissimo. La macchina non ci sta seguendo più. Aspetta, ma lì c'è. Sento un cane. Va a finire che il cane ci riconosce. C'è qualcosa che posso fare per evitarlo? Corri! Wow! Dannazione. Che colpo che ho preso. Oh, eccolo lì, di nuovo. No, mi ha preso. Oh mio Dio. Ok, correre. Eh no, ma non arrivo, non faccio in tempo.
Ah, ok, forse ho capito. Forse ho capito come devo fare. Devo aspettare che mi segua qui. Esatto. Così poi deve fare il giro e mi dà il tempo. Via. Ok. Sto comandando quello zombie che è lassù. Ok. Bene, è abbastanza chiaro quello che devo fare. Però così facendo. Aspetta un attimo, allora. Quindi come posso fare? Perché se devo usare. Forse ho capito. Se mi faccio lasciare qui, io poi mi ci posso riattaccare anche senza quel blocco lì. Dovrebbe andare bene. Sì. Perfetto. Aspetta un attimo. Ma come faccio però? Allora, fammi provare. Non c'è niente che io possa fare. Qui, se vado qui di sotto mi uccido sicuro. Ah, ok. Però, come. Eh no. Allora, cerchiamo di ragionare. Forse posso. No, ho sbagliato! Ops. Ho sbagliato io. Ah, ecco. Ecco come funziona. Che cosa assurda. No. Ah, aspetta, aspetta. Ora ho capito. Ora ho capito. Che ci stacchiamo tutti se faccio così. D'accordo, è chiaro. Quindi serve che io faccia questo. Poi che io sposti questo qui. Ok, poi lui sale e rimane lì. E tutti si staccano. Però io esatto, mi riconnetto e comando soltanto lui, che potrà spostarmi senza eccessivi problemi. Perfetto. Dove si va adesso?
Questo cosa dovrebbe significare? Eh no. Forse devo cadere proprio lì dentro, ma dove diavolo vado a finire? Beh, non è dato saperlo. Ah, in acqua, perfetto. Allora, dato che ci siamo, andiamo un secondo dalla parte opposta, che magari c'è qualcosa di nascosto che... Oppure no. No, sembrerebbe di no. D'accordo, gli enigmi si iniziano a complicare, ma com'è giusto che sia, d'altronde. Però come faccio? Forse devo davvero scendere qui sotto e trovare qualcosa. No. C'è qualcosa che posso portare con me? Mi sembra di intravedere un qualcosa lì sotto. Proviamo un po'. Sì, perfetto. Ora salendo su questo bancale dovrei poter arrivare lassù. Ok, benissimo. E siamo sempre in fuga. Siamo ancora pieni di domande, ragazzi. Io non... Sono ancora tante cose che non riesco bene a capire. Ok. Ah. Tutto chiaro. No, a quella catena non ci possiamo arrivare. Oh, però possiamo andare di qua. Cosa c'è di qua? Ah, ok. Di questi ci riporta qui. D'accordo. E se solo trovassi... Ok, cerchiamo di capire. Ok, forse facendo così. Ok, sì, perfetto. Ok, questa zona è molto buia. Filtra giusto un po' di luce. E qui c'è... Che cosa dovrei fare? Ah, ok. Bene. Adesso mi è tutto molto più chiaro. Portiamola fino a fuori, mi servirà per arrampicarmi su quella catena. Mi stavo infatti chiedendo come mai rimanesse lì sospesa, inutilizzata. Molto bene.
Ok. Bene ragazzi, allora direi di fermarci qua, c'è un treno che passa oltretutto e abbiamo anche oggi fatto molto. Vi confermo l'atmosfera della prima puntata e vi confermo alcune cose bellissime di questo gioco. Non vedo l'ora di registrare la prossima. D'accordo ragazzi? Per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. D'accordo? Alla prossima.